amici telespettatori di Legnano Web TV, un buonasera da Axel Paderni. Come vedete siamo qui nel bellissimo stadio di baseball della Repubblica di San Marino e ho l'onore di avere qua Federico Celli, uno dei giocatori di punta della San Marino Baseball. Beh, insomma, una bellissima vittoria con Collecchio. Sì, è stata una bella partita, abbiamo giocato molto bene e stiamo giocando bene, la squadra è in forma, bisogna continuare a giocare così in vista delle finali. E avremo due partite sabato a Collecchio importanti e poi dopo avremo Godo, Bologna e poi sarà probabilmente la finale. Beh, insomma, io direi un momento assolutamente buono per San Marino Baseball. Lo scorso sabato una vittoria al pomeriggio contro Parma, la sera una sconfitta, anche se insomma qualcosina magari da recriminare ce l'abbiamo, ma stasera ho sinceramente nulla da dire. Sì, esatto, come hai detto te, sabato sera abbiamo un attimo perso la concentrazione, il Parma ha fatto bene ad approfittarne, a vincere la partita. Questa sera, ripeto, partita perfetta per la squadra e abbiamo vinto e bisogna continuare così. Beh, San Marino che sinceramente è sempre come un punta di diamante del campionato italiano, l'hai detto prima nelle tue parole, l'obiettivo è la finale. Esatto, sì, l'obiettivo è la finale. Parlando un po' della disciplina del baseball, sinceramente il campionato italiano è un campionato di appena 6 squadre, anche se c'è da dire una cosa, il livello è altissimo. Diciamo che questa è una disciplina comunque molto in crescita. Cosa ti sentiresti di dire a dei giovani che volessero praticare questa disciplina e appassionarsi? Direi che è uno sport meraviglioso, un po' difficile magari da capire per chi non lo conosce, però una volta che capisci le regole, dai, ti entra dentro nel cuore, comunque è una passione e ti crea soprattutto anche mentalmente, perché è uno sport 90% mentale. Beh, tu come ti sei appassionato a questo sport? Ma sinceramente mi ha portato mio babbo, dopo mi è piaciuto molto subito dall'inizio e diciamo che mi veniva bene, mi sono allenato e niente, siamo qua. Continuando le nostre interviste, siamo qua e abbiamo l'onore di avere Mario Chiarini, l'allenatore di San Marino Baseball. Beh, che dire, stasera una partita quasi perfetta. Sì, abbiamo giocato una buona partita, abbiamo iniziato un po' contratti, poi dopo l'abbiamo sbloccata e abbiamo continuato bene. Insomma, diciamo che comunque, come parlavo prima con i tuoi giocatori, direi che San Marino sta facendo veramente un ottimo campionato, comunque venite da altre due vittorie da stasera e un'altra vittoria di sabato scorso con Parma, una piccola sconfitta per un piccolo errore la sera, però diciamo che tutto sommato comunque il movimento direi che è molto buono. Sì, stiamo giocando bene dall'inizio del campionato, logicamente gli obiettivi erano quelli di arrivare in finale, siamo vicini al nostro primo obiettivo. E siamo contenti di come sta andando. Ancora abbiamo qualche fase di gioco che possiamo migliorare e durante la settimana stiamo lavorando per questo. Cos'è che si può richiedere di più a questi ragazzi? Ma sicuramente baseball è un gioco di testa, quindi la concentrazione è la prima cosa e quello glielo chiedo sempre tutti i giorni, di stare concentrati, di giocare 7 inning sempre, di non buttare via le occasioni che ci si presentano davanti, perché è un gioco dove chi sbaglia meno ha più probabilità di vincere. Beh, diciamo che comunque analizzando un po' il momento dello sport in generale, molti sport i campionati si sono interrotti, altri sport magari il campionato non è proprio iniziato, però diciamo che il baseball è abbastanza fortunato. Sì, siamo contenti di poter disputare la stagione fino a in primavera. Molti pensavano che non perdessimo tutto l'anno, invece alla fine è venuto fuori un campionato che comunque abbiamo abbastanza partite, con una formula nuova che però al momento sta andando bene e siamo contenti, insomma. Parlando un po', e questo voglio farti una domanda un po' più da appassionato, cosa ritieni per far arrivare ancora più gente a vedere le partite di baseball, far partecipare più ragazzi e magari in futuro avere un campionato magari a una decina di squadre? Beh, sai, queste sono domande difficili da rispondere. Sicuramente la cosa migliore è lavorare con i ragazzi, farli appassionare nelle scuole, nell'attività giovanile e logicamente cercare di ricavarci un po' di spazio nei media e insomma di pubblicizzare un po' lo sport. E la problematica degli sport minori in Italia ormai è conosciuta da tutti. È logico che con l'organizzazione bisogna cercare di gestire bene tutto, la parte anche fuori dal campo e di arrivare a più persone possibile. Bene, ringraziamo Mario Chiarini per questa bellissima chiacchierata, ringraziamo San Marino Baseball e ci vediamo qui nel proseguimento dei programmi su Legnano Web TV. Alla prossima!